Ciao a tutti raga, sono Deadriano99 e siamo qui oggi sempre con Fuffi. Naturalmente siamo girati dall'altra parte della tenda, quindi di solito mi vedete voi da questo lato. Oggi anche l'altra volta vi farò vedere così, perché vi voglio far vedere i Fuffi. Questo è il tutorial sulla mod della Race Minimap. Ho scritto come titolo... Togliti tu la freccetta. Ho scritto come titolo... Deadriano99 Mods. Però sappiate che, come tutti sanno, c'è qualche mongoloide nel mondo e è diversamente abile, che capisce che Deadriano99 Mods capisce che la Ray Minimap l'ho fatta io. Quindi sapete che non è così. E voi mi direte: ma dai, lo sapevamo già. Sì, ma sono i mongoloidi, che volete? Lo devo dire, se no mi arriva come da YouTube la richiesta di copyright, come mi è arrivata la canzone di Creeper di Revenge di Capitan Sparklets. Mi è arrivato la richiesta, l'avviso di copyright The Use Got Falling in Love Again di quello là che ha fatto la canzone originale, che di cui ha fatto la parodia Capitan Sparklets. Quindi mi è arrivato un falso avviso di copyright che non ha senso. Quindi questo è tutorial sulla mod. Metto il link della mod in descrizione, così la potete scaricare. È un file zip, quindi ve lo dovete estrarre, lo dovete mettere dentro la cartella mod di Minecraft del roaming, poi la dovete installare, e quindi è fatta. Ciao a tutti da Deadriano99, guardate il video dove il tasto per togliere il video. Ciao a tutti raga, sono Deadriano99 e sono qui oggi a raccogliere il grano, come avete appena visto, con FPS minimi e una lentezza incredibile per essere un single player, semplicemente perché mi sta caricando l'altro video che ho fatto, che è quello sul pianoforte, del pianoforte, che li faccio tutti insieme e poi li carico. Allora, là sta il nostro fascia di energia. Vabbè, facciamo finta che sia carina. Sto cercando di uscire. Ok. Allora, sono qui quest'oggi per farvi vedere come funziona la Race Minimap. Ossia questa qui, con questo menu, eccetera, che servirà per... che vi aggiungerà per l'appunto una minimappa dove potrete vedere così tutte i vostri spostamenti, tutta la mappa, in modo che non vi in modo da non perdervi. È molto carina anche perché ha molte altre funzioni oltre che alla mappa. Infatti si possono aggiungere anche dei punti di... dei punti, non mi ricordo che cosa. Allora, cominciamo subito col tutorial. Naturalmente trovate il download della Race Minimap in descrizione, il file zip, quindi se volete scaricatevela, tanto se poi non riuscite a scaricarvela chiedetemelo in messaggio personale, come mai non ci riuscite, o scrivete in commento, eccetera. Allora, cominciamo dall'essenziale. Questa è la mappa che vi troverete, questa qui, e potrete cambiare potete andare al menu con il tasto M, come sta scritto qua, menu MK, così. Quindi staranno tutte le opzioni per poter, come vedete, fare le cose, bla bla. E qua c'è anche il sito di chi l'ha creata. Allora, qua la Ray Minimap Enable, qua c'è, sì, non c'è, c'è. Questo è proprio la minimap, quindi non credo che la vogliate eliminare. Render tip, questo è... aspettate. La superficie, ossia questa qua. Vabbè, non posso farlo. La superficie, il bioma, che cambia, come vedete, il blu è il fiume o l'acqua. Vedete, in questo caso qua c'è un blu che sta a significare il ghiaccio. E poi c'è la miniera, ossia più che miniera è quello che trovate voi sotto terra, sotto di voi.
Come vedete qua, ve lo faccio vedere, aspettate, ecco qua, c'è anche la piantina della mia casa, quindi è un po', diciamo così. Allora, nel Nether naturalmente l'opzione superficie non funzionerà perché il Nether, come sapete, c'è la roccia madre, quindi non avrebbe senso. Cambiamo le impostazioni, rimettiamo superficie, M. Superficie, c'è il punto di morte che quando voi mo si morite, mo muorite, vi segna il punto di morte in modo che lo potete riconoscere e quindi poter ritornare. Quindi, per esempio, come potrei morire in questo momento? Affogato. Quindi, senza indugi, affoghiamoci. Ok, sto morendo, finalmente sto morendo. Sì! Aspettate che modifico la... Facile. Mo arriveranno i mostri. Muori, 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 muori. Muori. Ok, perfetto. Opzioni. Pacifica. Ok. Allora, come vedete qua c'è scritto, c'è una X con scritto Death Point, ossia il punto di morte, a 26 metri, 0,07, eccetera. Quindi voi potete ritornare qui, è molto più facile ritrovare il punto di morte, e potete quindi ritrovare tutti i vostri oggetti velocemente. Waypoint, Death Point on, off. Qua posso cambiare il colore. Adesso il waypoint è rosa. Vabbè, ma il waypoint è una cosa secondaria che però serve. Adesso impariamo però, vabbè, le impostazioni ve le vedete un po' tutte voi. Impariamo come mettere l'impostazione casa. Allora, per mettere l'impostazione casa dovrete premere, allora, prima di tutto, per fare lo zoom sulla mappa, dovete fare così. Dovete premere Z, il tasto Z, e per vederla intera il tasto X. Guardate che figata. Adesso, per creare un waypoint, ossia un punto di way, se qua si apre la porticina, grazie, dovete premere il tasto C. Con il waypoint name scriviamo casa. Casa mia. Vabbè, qua potete decidere le coordinate, però è sempre meglio che quando siete voi in quel punto. Vi dice quel punto, bla 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 bla. Mettiamolo di colore giallo. Come vedete, casa. E dice anche la distanza, 3 metri, virgola, e non scompare mai. Come vedete, guardate la minimappa a destra. C'è segnata, anzi, meglio faccio così. Ok. Come vedete ci sono segnati i vari punti e per quanto no ah, nonostante se noi ci allontaniamo lo troveremo in freccetta prima che annego qui come vedete e quando noi ci rimettiamo così ricomparirà sullo schermo. Allora. Ok. E adesso questo è il waypoint della casa. Salta, salta, ok, ha saltato. Allora, quello è il waypoint della casa, quindi anche se noi stiamo ad una distanza molto, molto, molto lontana da qui, cioè, comunque lo vediamo, quindi possiamo raggiungere i nostri punti. Anche se io scrivo miniere, eccetera, lo ritroviamo sempre, quindi è molto più sicuro da... Premendo M possiamo vedere anche le impostazioni waypoint, quindi casa o farlo, quindi scompare, e cambiare il colore da qua, viola, rosso, così, così, casa. Adesso lo metto rosso e quindi lo potete quindi ritrovare. Un'altra cosa che potete fare...
È la minimap option, la cosa più, vedete, la texture, la ZAN minimap o l'array minimap, questa o questa, e poi il map scape così o così, io la preferisco così. Allora, poi qua c'è la posizione, magnifico, la scala della mappa, larga, piccolina, automatica, piccolissima, normale, larga, l'opacità 25, 7500, larger, questo non lo so, flittering, cos'è, non lo so, questo qua, con questo comando mi sa che vi, no, non è questo, show coordinate, vedete qua il tipo di coordinate che vi propone. Il flittering, il filtering, questo qua, che vi sfuma la mappa. Quindi se io vi faccio vedere così, ve lo faccio vedere meglio. Come vedete, vedete tutto uno schifo e vedete tutto sfumato. Adesso io ce l'ho così, quindi dove sta? Ok, e si vede tutto pixeloso, che a mio parere è meglio. Poi qua sta lo zoom, il default zoom. Quello là così, 0,5, 1,0, 1,5. Quindi ce lo ritroveremo così. 1,50. Questa sarà la larghezza default quando vi andrete. Quando appena entrate a Minecraft la troverete così. Quindi potete anche fare, vabbè, marker option. Vedete, così togliete tutti i marker, le icone, le togliete, l'icona, label, il nome, la distanza, togliete la distanza. E poi c'è l'entità radar, c'è il radar di, vedi, legge l'animale, le cose, e quindi si fa così. Non so come, adesso sto andando a caso, a premere i tasti, no. Na 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 no na 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 no, wii, che bello, divertentissimo. Vabbè, comunque c'è il radar, non i waypoint, back, marker option. Ah, scusate, il radar è compresso nel, come vedete qua, slash time set 1. Adesso io dovrei poter vedere la pecora, come vedete, sta in superficie. Vi faccio lo zoom. Questo pallino bianco, guardate, sia la minimap che io che faccio. Quindi uccido, come vedete si muove. E quando la uccido diventa grigio e scompare. Come vedete, ok. Come vedete qua stanno tutti i mostri, gli animali, anche se questi mostri non ci sono. E stanno anche, quindi, gli animali, eccetera. Quindi quanti pipistrelli che staranno. Quindi questo è tutto sulla ZAN minimap. Vi ripeto che voi scoprite voi le altre funzioni. Questo è solamente un piccolo tutorial. Questo è tutto sulla Ray minimap. Vi metto il link per scaricarla in descrizione. Il file zip, poi la dovete estrarre, la dovete mettere nella cartella mod e la dovete installare. Quindi ciao a tutti da Deadline99 e alla prossima. È la prima volta che dico alla prossima, non ha senso, lo so, quindi ciao.